Vorremmo parlarvi di questo libro che non è nato per essere un libro. Sono in origine degli appunti che ho presi durante appunto un ricovero in SPDC per un TSOV, anche se il titolo è TSO perché facilmente si può tramutare, insomma, la pressione per non uscire dalla settimana più o meno standard, dalle 2 settimane standard di ricovero è abbastanza alta. Però quello che intendevo dire è che il senso di questi appunti che ho presi durante i primi giorni, dal secondo giorno in poi, è stato proprio quello di trovare un senso a quella situazione in cui mi sono venuta a trovare in modo non senza motivo, ma in modo improvviso e in una situazione di cui io non avevo conoscenze, quindi non potevo senza scriverne, senza per poi rifletterne, capirlo. Quindi il secondo motivo ovviamente era per ricordare, perché in qualche modo io avevo l'unica intuizione, l'unica cosa che sapevo era che avrei voluto e dovuto ricordarmene di quel posto e di quello che mi stava accadendo e quindi non volevo perdermi nulla, quindi presi questi fogli che trovai fortuitamente e iniziai a scrivere che cosa avevo davanti, i luoghi, le persone, quello che mi passava per la mente. Non so, io avevo pensato di leggere un pezzetto di questo libro, partendo dalla fine in realtà. È un pezzo che parla di quando mi rendo conto nei mesi di psichiatrizzazione, quindi farmacologizzazione che sono seguiti alle dimissioni, non perché il tema dei farmaci psichiatrici sia il più importante di tutti, ma è importante come gli altri, siccome per esperienza da qualche incontro che ho fatto a seguito della pubblicazione del libro è insomma, il tema che viene sempre fuori più con forza, anche più con rabbia, la rabbia che ho avuto dentro io, mentre piano piano mi prendevo contatto e consapevolezza del mio corpo mentre si trasformava a seguito di questi farmaci. E quindi ve lo leggo, poi continuiamo. È il mese di dicembre, questo libro ha una prima parte, la parte in mezzo che parla appunto del ricovero e la seconda parte che parla dei 9 mesi che ne sono seguiti, quindi 9 mesi che coincidono con un tempo di gestazione che sono veramente il parto, cioè la gestazione che mi ha portato poi a ripartorire un po' la me stessa libera dai farmaci e poi piano piano una me stessa con una consapevolezza diversa. Dicembre. Sono ingrassata a tal punto che i vestiti non mi entrano più. I bottoni della camicetta non arrivano a toccarsi. Figuriamoci allacciarsi su seni divenuti enormi e pesanti come giare di terracotta. I pantaloni non salgono oltre il livello delle mie cosce espanse. Sono costretta a comprarne di più larghi. Accidenti, devo spendere soldi per qualcosa che non mi servirà a lungo, o almeno lo spero. Ma non sono solo grassa, 15 kg secchi si fa per dire, oltre il peso normale. Sono anche gonfia, ad un gonfiore innaturale. Lo noto soprattutto nelle foto. Intorno al collo è spuntato un collare di ciccia lucida e la circonferenza del mio ventre soffice mi ricorda la mamma di Dumbo. Sono divenuta identica alla maggior parte dei miei compagni di manicomio. Anch'io in altri tempi ho pensato di qualcuno, basta guardarlo, si vede che è pazzo. Perché grosso, imploso al contempo, camminata goffa e movimento lento. Come un marinaio pacato in mezzo alla tempesta, naufrago che invece di remare schiaccia un pisolino tra le onde col sorriso bendato. La burrasca si beve via la sua vita, ma lui rimane impassibile come un esemplare plastico di Cicciobello. Soltanto ora che il mio corpo si è trasformato in quello che prima giudicavo, capisco l'inganno. L'aspetto non dimostra la pazzia, semmai è questa cura della pazzia che distrugge l'aspetto. E continua con altre, così continua nella mia descrizione con altri particolari e chi conosce i farmaci, insomma qui non stiamo parlando di antidepressivi o tranquillanti, ma stiamo parlando di farmaci più specifici come neurolettici, antipsicotici. E dicevo, non ho voluto iniziare da questa fine, da questo concetto.
perché così è il più eclatante, ma perché è il più banale, secondo me. Banale in questo senso, perché così gli effetti collaterali dei farmaci psichiatrici sono talmente conosciuti, però non conosciuti, io sono convinta che così, dovrebbe essere questo non detto sugli effetti collaterali e questo uso illusorio, a volte anche utile, ma comunque che sia utile realmente o illusorio dovrebbe essere detto per poter scegliere la propria cura e partecipare anche dei propri effetti collaterali e non vederseli e sentirseli subire in modo inconsapevole. Non so, l'altro giorno ho visto un film che è appena uscito di Soderbergh, Side Effects, che ha proprio sì, effetti collaterali, e in cui, che ho trovato interessante, non appunto perché parla degli effetti collaterali in modo così, in modo eclatante, ma perché ne parla in modo scontato, cioè sono così ormai di uso comune, no? La cosiddetta psichiatria cosmetica che va oltre il tentativo, l'illusione o il tentativo comunque di curare, ma va ad offrire un cambiamento artificioso delle proprie prestazioni. Io conosco abbastanza la situazione in America perché ci ho vissuto, ed è una cosa standard. In questo film, la pratica, insomma, nella prima ora di film non c'è persona che la protagonista incontri che non si senta rispondere. Persone, ma questo l'ho provato, questo mi ha fatto questo, quest'altro mi ha fatto quest'altro effetto, e quindi è talmente scontato che il fatto che ancora invece se ne parli come se fosse una cosa così demoniaca o così o risolutiva assolutamente, mi sembra così che un fatto da togliere di mezzo per poter parlare di altre cose. E quindi il crimine di questi effetti collaterali, come è intitolato il film, mi sembra sia proprio il non detto rispetto agli effetti positivi o negativi. Perché sia chiaro, neanche io li demonizzo, nel senso che ho incontrato nella mia esperienza da un anno a questa parte, o anche prima, di persone per cui insomma, l'assunzione di questi farmaci è stato un salvavita, è stato un riportarli a quella che loro ritengono sia il senso della loro vita, giustamente, quindi solo ognuno può ritenere di essere migliorato o di non essere migliorato. Proprio per poter passare oltre, perché non si rimanga impigliati in questo punto, e si possa scegliere partecipando di o non partecipando alla propria cura. Alla fine dei 9 mesi che ho cercato di rappresentare con la lettura di un piccolo pezzetto, è risultata in una pressione, una testimonianza di una pressione da parte dei curanti, chiamiamoli così, a non addivenire a una consapevolezza di quello che stava accadendo, ma di buttare addosso un qualcosa nella percezione della persona che mancava. E quindi un parlare sempre così delle cose, ma mai con me. Questo, così sinceramente, l'ho incontrato parecchie volte, questo atteggiamento, e altre volte invece, e lì potevo notare la differenza della persona con cui avevo a che fare, quindi psichiatri o terapeuti, e dentro di me avveniva proprio questa percezione del come la persona interagiva con me. Io sono convinta così che anche durante i 7 giorni sia stato chi mi ha aiutato sia stato un individuo che è riuscito e ha voluto, per conoscenza anche delle leggi, ma per conoscenza delle dinamiche interazionali che possono essere d'aiuto o no, e ha scelto di essere lì con me. Nei 7 giorni di TSO io descrivo questa l'unica persona che mi è stata vicina e mi ha così fatto sentire ancora appartenente al consorzio umano, a differenza di tutte le
tutte le altre purtroppo come l'infermiere bello, perché così è stato l'unico termine che potessi trovare per descrivere veramente l'importanza che questa unica persona operante lì dentro in SPDC ha avuto per me e credo per molti dei compagni, perché si sedeva con noi, spostava la seggiola, veniva da noi invece che rifugiarsi e scappare a sbrigare la routine. Le relazioni ai dottori, è stata l'unica persona che, non per le cose, per i contenuti che ci portava, ma proprio per l'essere lì con noi. In una situazione che io, così, molti di quelli che ci ascoltano conosceranno. La situazione dell'SPDC, di come, insomma, delle varianti buone, le varianti meno buone che si possono praticare. Tu ricordavi i 35 anni della legge Basaglia, che ovviamente, come tutte le cose, ha avuto un'importanza enorme, ha avuto delle derive anche enormi, nel senso che io sono capitata in questo posto che non saprei dire, perché fortunatamente è l'unico posto che ho conosciuto di questo tipo, se sia insomma, a che livello si posiziona nella scala delle buone e delle cattive pratiche, però insomma la porta era chiusa, la gente veniva contenuta, legata e farmacologizzata pesantemente e i dottori non si vedevano mai, quindi suppongo insomma si colloca perlomeno nella metà delle non buonissime pratiche. E ci tengo questo a dirlo perché sono così, non per anche per gratitudine a questa persona, che poi ho anche ricostruito chi fosse, ci siamo anche contattati virtualmente, insomma, e lui è stato molto interessante quando lui ha scoperto che io ero la persona, la paziente ricoverata, mentre lui ha fatto tanti turni in quella settimana, ci teneva proprio a sapere che fossi io e che lui fosse lui, quello che io descrivo come infermiere bello. E credo che sia stato molto importante per entrambi, così riconoscerci dopo tanti anni, dopo tanti no, perché i fatti risalgono solo a 4 anni fa, però dopo 3 anni, ecco. E in generale poi, con Walter se ne parlerà rispetto a cosa uno possa ritenere più o meno valido come aiuto nella sofferenza, nel dolore. Credo che proprio pur dovendo e volendo lottare e portare per un contesto generale migliorativo delle pratiche, alla fine la vera differenza la può fare solo la persona con cui il sofferente si trova in contatto, e il contrario ovviamente. Io credo che così aspirare a fare il bene sia un po' ambizioso, però perlomeno tentare di fare il meno peggio in una situazione sia già una grandissima cosa. E il fare meno peggio a volte è così. È un miracolo. In quel contesto che descrivo nella parte centrale del libro, era veramente così, come vedere un santo, era come vedere qualcuno che è veramente un eroe. Ed è brutto da dire da un lato, perché insomma chi svolge questo lavoro e quindi ne viene retribuito e quindi comunque insomma, dovrebbe non certo sempre, perché nessuno nel proprio lavoro riesce sempre a esserci dentro al meglio, ma perlomeno non mai esserlo, insomma, svolgere questo ruolo. E poi anche nei periodi successivi, perché insomma nella frequentazione dei centri psicosociali, di salute mentale, come si chiama, nelle varie regioni, ho incontrato persone che sbrigavano la pratica semplicemente, quindi adesso non voglio tirare in ballo sempre il solito psichiatra che scrive la ricetta in 5 minuti, e invece persone che hanno tentato di e mi hanno
mi hanno, come dire, riflesso il loro dolore e il loro percorso mai finito di maturazione. E quindi nel contattarmi in questo modo sono riusciti un pochettino a toccarmi nel profondo e non con le parole. Non so se Walter. Qualcosa rispetto a qualcuno di questi argomenti, Allora, se no altri. sì. La prima cosa che ho pensato leggendo questo libro è che è scritto molto bene. Questo bisognerebbe anche dirlo perché purtroppo una storia così rischia di essere unicamente rubricata come una testimonianza, cioè interessante per quello di cui parla. In realtà, il fatto che sia scritto molto bene dipende dal fatto che è scritto da una distanza psicologica, oltre che con i mezzi linguistici e poetici che lei possiede di suo, da una distanza psicologica che è abbastanza siderale rispetto a quello che viene raccontato. Cosa voglio dire? Può darsi che lei abbia preso degli appunti e poi dopo se li sia corretti. Non lo so, non ne abbiamo mai parlato di quanto ci hai messo dopo, Gli appunti erano quattro paginette a quattro, sì, quindi ma erano. sì, ma si può immaginare, cioè non si scrive così quando si prende appunti. Ma mi interessava dire questa cosa perché poi di letteratura io non ho voglia di parlare, non mi piace parlarne, e quindi la lasciamo subito via. A me piace fare il mio mestiere, vero, che è quello di fare il filosofo. E allora io dico che da questa distanza siderale, nel libro, specialmente nelle prime 20 pagine, si vede, ma anche nelle prime 30, si vede chiaramente un'escalation a cui l'oggetto di questo TSO viene sottoposto. Questa escalation è un'escalation che di terapeutico propriamente non ha niente. È l'oggetto di un protocollo. Un protocollo è l'estensione di una teoria. In questo libro, nelle prime 30 pagine, si vede chiaramente come gli operatori con cui Magda ha avuto a che fare, tolto l'infermiere Bello che però compare a un certo punto, sono non brutti e cattivi, cioè non sono. Lei non è caduta nella tentazione moralistica di farne delle caricature grottesche dell'essere umano, lasciando intendere che questi infermieri o questi medici fossero degli esseri umani peggiori di altri. Però sono servitori dell'onnipotenza della teoria. L'onnipotenza della teoria è quella che fa sì che quando ti trovi di fronte a un fenomeno umano, che è singolare, tu non possa che riportarlo a un modello di spiegazione che non può che essere universale, che è fatto di ogni volta che x, allora y. Questo modello si traduce in un protocollo. Il paziente manifesta x, allora y, gli si dà. Reagisce z, e allora la controreazione sarà gamma. Cioè, l'onnipotenza della teoria è qualcosa con cui la nostra cultura, la nostra società ha a che fare. Io ho incontrato questa cosa nel mondo della scuola, nel mondo della medicina normale, cioè grazie a Magda l'ho anche percepita nel mondo della psichiatria con cui non ho avuto esperienza diretta e però conosco il dibattito, diciamo, anche teorico, che è nato proprio dalla rigidità delle teorie cosiddette della psicologia del profondo, una volta che sono state lette e interpretate da persone che anziché l'onnipotenza della teoria avevano a cuore la singolarità della persona. Penso per esempio a tutta la corrente della psichiatria fenomenologica. C'è un'escalation che nel libro viene descritta molto chiaramente, cioè si parte dal fatto che una persona sta male, e
anziché essere interrogata sul suo malessere, nasce immediatamente un equivoco, perché questa donna arriva in ospedale con una bambina, la bambina ovviamente ha un padre fuori che l'aspetta, qualcuno insinua il sospetto che questa bambina non possa essere al sicuro con il padre, e la mamma, che è in una condizione di estrema fragilità, finisce col far suo questo sospetto e con l'alimentare. Questa è un primo elemento in cui si vede che l'operatore ragiona per schemi. I suoi schemi sono onnipotenti sul suo giudizio, ma il suo giudizio in quel momento è onnipotente sulla identità stessa della persona. Si arriva al fatto che i comportamenti, cioè come spogliarsi e mettersi un pigiama, con la luce accesa o spenta, diventano per la persona a cui viene chiesto di fare questo fonte di dubbio. Se mi spoglio con la luce accesa, cosa penseranno? E se mi spoglio con la luce spenta, cosa penseranno? Cioè, la nostra identità non è un sasso che ci portiamo in tasca e che rimane tale qualunque sia. Cioè, è chiaro che non sarò certo io a spiegare agli appassionati di teoria della comunicazione che la nostra identità deriva in buona misura dai segnali che gli altri ci mandano, dalle conferme o dalle disconferme che gli altri ci trasmettono. Quando sistematicamente la protesta esistenziale viene disconfermata in nome appunto di un pregiudizio, cioè di una teoria che è stata formulata molto prima e non su di lei, l'identità fragile di una persona sofferente tende a sbriciolarsi. Ci sono altri episodi che io mi sono segnato perché sono molto interessanti. Se osi disturbare di nuovo, prendo le fascette e ti ci leggo a quel dannato letto. Cioè, la protesta esistenziale è disturbo. Ma perché è disturbo? È disturbo perché sveglia la gente di notte? No, perché è opposizione al protocollo. Il protocollo dice che tu adesso prendi questi farmaci e te ne stai fuori. Ok? Perché dico che mi piace fare il mio mestiere? Perché io non sono un operatore psichiatrico o psicoterapeutico, e a me interessa il rapporto che esiste tra la realtà e la teoria, perché questo rapporto è la chiave della fecondità o della malattia profonda di una cultura. Secondo me è molto evidente che la nostra cultura, da lungo tempo, forse da Cartesio in poi, è malata di questa malattia. Noi non siamo più capaci di sentire le cose come appaiono. Per noi apparenza è diventato sinonimo di inganno, anziché, come la parola greca insegna, phainomenon, ciò che si manifesta. L'onnipotenza della teoria ci ha insegnato che noi vediamo il sole che fa il suo cammino nel cielo, ma quello che noi vediamo non è vero, è pura apparenza. In realtà il sole sta fermo. E a partire da quello abbiamo creduto, tutti quanti, da 5-6 secoli a questa parte, che ciò che sensibilmente si manifesta sia qualcosa da cui la scienza, cioè il vero sapere, deve imparare sistematicamente a prescindere. Ora, la cosa grave, cioè, finché si fraintende il carattere, diciamo, dei fenomeni naturali, si costruisce un mondo ridotto a pura quantità e meccanismo, che viene confermato soltanto dagli oggetti tecnici, perché non è certo la natura nella sua vivacità che lo conferma, passi. Ma quando questo finisce col inghiottire la conoscenza e la relazione con la persona umana, qui allora vuol dire essere arrivati alla punta. È inutile parlare di burocrazia e di, diciamo, pedissequa esecuzione del protocollo se non si capisce che la burocrazia non è altro che teoria incarnata. Che cos'è la burocrazia?
è una serie di operazioni connesse necessariamente una all'altra che corrispondono a un modello di funzionamento il quale a sua volta corrisponde a un modello di presunta comprensione dell'ente. Dicevo prima al mio amico Max Giuliani che non abbiate bene a male, ma da filosofo sinceramente ho passato la vita ad analizzare le teorie cosiddette psicodinamiche, da quella di Freud a quella di Jung, e ne ho sempre ricavato l'impressione che si tratta di costruzioni teoriche oltretutto molto zoppicanti, a cui io ho sempre sperato che corrispondesse invece un autentico atteggiamento terapeutico, cioè che il vero terapeuta sia un po' superiore alle idee di mondo e di persona che ha, perché altrimenti saremmo messi molto male. E continuo a sostenerlo. Perché dico che Magda non ha incontrato un terapeuta? Perché Magda ha incontrato soltanto degli esecutori di una funzione protocollare. La terapia, secondo me, è fatta di empatia prima di tutto, cioè è fatta di quell'atteggiamento per cui tu, anziché riportare a uno schema preconcetto quelli che ritieni essere dei sintomi, e di ridurre tra l'altro il portatore del sintomo al sintomo, che è la cosa più incredibile, tu sei disposto a riconoscere in questa singolarità che hai davanti a te manifestazioni singolari, irripetibili nella storia del mondo. Magda avrebbe potuto dire, come a me è capitato di dire più di una volta, nessuno è mai stato io prima. Cioè, come ti permetti di dire sei un membro della specie umana e la specie umana funziona così? La specie umana è una specie umana precisamente perché è in grado di dire io e nessuno è mai stato io prima di me. Se uno che vuol fare il terapeuta si incorporasse questa verità, queste cose non potrebbero mai succedere. Perché nessuno demonizza farmaci, strumenti, istituzioni, beh, istituzioni è già un altro discorso, ma diciamo luoghi deputati alla cura, bene. Qui non si tratta di questo, si tratta di non confondere lo strumento che va scelto interpretando la situazione, la singolarità della persona, una singolarità che va ascoltata perché la persona sempre manifesta insieme al suo dolore la sua possibilità di riscattarsi dal suo dolore, basterebbe ascoltarla. Solo che è un ascolto difficile, perché appunto ti costringe a trattare la teoria per cui hai sudato tanto, o quanto hai sudato per laurearti, o quanto hai sudato per fare la scuola di specializzazione in psicoterapia, o quanto hai sudato per leggere i sacri testi. E tutto questo quanto vale? Rispetto alla capacità di ascoltare quel singolo. Guardate che queste cose le diceva un signore, lui ha ricordato un anniversario, qualche giorno prima, era l'anniversario della morte di Søren Kierkegaard, cioè queste cose le diceva un signore che si chiamava Søren Kierkegaard, che ha vissuto pochissimo, è morto a 40 anni, e scriveva queste cose a metà dell'Ottocento. Nessuno è mai stato io prima di me. Siccome so che chi ci ascolta sono terapeuti o aspiranti terapeuti o interessati alle questioni della terapia, io mi permetto di dirvi, a partire da questo libro, che è un libro da leggere, perché un conto è sentirle proclamare o dichiarare teoricamente, un conto è sentirle raccontare da chi le ha vissute sulla sua pelle, raccontate in questa maniera, senza retorica, proclamare questa verità. Nessuno è mai stato io prima di me. L'uomo non rientra nel concetto dell'umano. Non esiste un concetto di umanità che possa in qualche modo prevedere, stabilire necessariamente che a un tasto corrisponderà un suono. È chiaro che esiste nell'uomo tutto un sostrato vegetativo, un sostrato animale
che invece rappresenta la parte meccanica del nostro comportamento. È chiaro che se somministri paracetamolo in una certa dose a un organismo, l'organismo avrà delle reazioni chimiche che sono predefinibili, ma qui non stiamo parlando del sostrato vegetativo dell'essere umano. Qui stiamo parlando di quella che è la sua debolezza e la sua forza, cioè la sua capacità di dire io. Nessuno è mai stato io prima di me, vale più di tutti i vostri libri. Punto. Posso introdurre alcune domande? Intanto una domanda per Magda è se dopo l'uscita del libro qualcun altro oltre l'infermiere Bello si è riconosciuto o ha reagito in qualche modo al fatto di questa storia. No, sì, che sia riconosciuto e mi abbia contattato come infermiere Bello è rimasto un unico, ma anche così tale deve rimanere. A parte questo, insomma, che ha un significato particolare, sì, ho avuto modo di incontrare una presentazione nella mia città, in cui, insomma, Teatro degli Eventi, così è stata invitata, era una presentazione pubblica, quindi, insomma, chi presentava aveva contatti con una delle dottoresse che effettivamente erano di turno durante quella settimana, e così all'inizio c'è stato un po' di, prima ancora di incontrarci, un po' di così ansia reciproca, credo, rispetto a quello che avrei detto io, quello che avrebbe recepito l'altro. In realtà poi è stato, io non ho avuto assolutamente nulla in contrario al che venisse, è stato anzi secondo me molto bello, pur non essendoci scambiate nessuna parola durante quella presentazione, però che lei fosse lì ad ascoltarmi e io fossi lì a guardarla negli occhi, e che lei sia rimasta e abbia anche comprato il libro, e quindi abbia avuto interesse a leggere quello che poi ho avuto da dire. Secondo me è stato spero che sia stato così un elemento arricchente per entrambi, insomma, da parte mia sì, nel senso che ovviamente negli anni le cose si stemperano, ma non perché passa il tempo, ma perché così subentra la riflessione a freddo, e così io non ritengo di avere subito questo in modo casuale o in modo, certamente non in modo giusto, perché non augurerei a nessuno di finire in TSO, però i motivi, così il mio stato psicofisico e la mia angoscia c'erano, non è che così sia capitata lì per un tiro di vento, e quindi poi tutto il discorso che ha fatto Walter, come io posso non condividerlo, certamente capisco anche che nella pratica del dirimere le questioni in un luogo in cui le persone vengono portate spesso, perché io sono andata sulle mie gambe, ma spesso in TSO ci si viene portati e scortati dalle forze dell'ordine, non sia una cosa facile, ma non né per giustificare né per comprendere forzosamente, per vivere serena, proprio perché così, perché nelle mie cose quotidiane non penso di essere diversa da un dottore o da un'altra persona, e per esempio l'insegnamento, nell'insegnare o nel così nell'essere genitore, ci sono dei momenti in cui io posso e non riconoscere l'io della persona che ho davanti, del bambino che ho davanti, dell'adulto che ho davanti. L'importante, secondo me, io quando riesco a riflettere su ogni momento in cui non riesco a farlo questo, l'importante sta lì, nell'esercizio, nell'esercitarsi a riflettere su come ci si è appena posti, anche se è passato un minuto, è passato un'ora, è passato un anno, però che questa cosa non passi inosservata su se stessi, ma sia sempre oggetto di
tornarci sopra, di così rimuginare non negativo, nell'accezione negativa, ma rimuginare come riflessione a freddo sul perché io ho reagito così bene o il perché ho reagito così male, o così neutra e distaccata e poco empatica, oppure troppo empatica, se esiste un troppo empatica. Quindi sì, per rispondere a questa domanda, queste due occasioni sono state le ultime, sono dilungata, queste due occasioni sono state questa dottoressa e l'infermiere, bello. No, la domanda che arrivava è, te le do tutte e due insieme, è intanto mentre lo dico ne arrivano delle altre, guarda, do la precedenza a questa perché contiene i saluti e i ringraziamenti del nostro co-direttore Massimo Schicco, per entrambi. Dice: saluto e ringrazio Magda e Walter per la loro presenza, io sono il co-direttore della scuola di specializzazione e naturalmente ciò che insegniamo qui non è deciso arbitrariamente, ci sono delle indicazioni ministeriali a cui ci dobbiamo attenere, però queste possono essere interpretate in molti modi. In questa scuola si formano degli psicoterapeuti. Alcuni di loro lavoreranno anche nella psichiatria pubblica. Secondo voi, e secondo la vostra diversa esperienza e prospettiva, che cosa è rinunciabile che noi insegniamo ai nostri allievi e che cosa dovremmo invece evitare di insegnare? Guarda, siccome io non voglio dare l'impressione di, anche se sono polemico per carattere, non voglio dare l'impressione di dare addosso agli operatori psichiatrici o agli psicoterapeutici. Infatti, prima dicevo che io questa... quella che chiamano l'onnipotenza della teoria, l'ho trovata in tutti gli ambiti della nostra società, dove non avrei mai voluto trovarla, cioè dove si ha a che fare con l'essere umano, che vuol dire per esempio a scuola, cioè io il mio lavoro, quello che mi dà la pagnotta per intenderci, e con i miei libri ci compro le sigarette, è insegnare con il genio. Allora, cosa vuol dire l'onnipotenza della teoria? Su una cattedra di scuola vuol dire semplicemente che si parte dal presupposto che l'intelligenza umana è fatta così, le motivazioni ad apprendere sono intrinseche, i contenuti in quanto predefiniti da una tradizione culturale sono indubbiamente validi, quindi se Pierino è demotivato, non ha voglia di studiare questa cosa, non la capisce abbastanza in fretta, il problema è sicuramente di Pierino. Allora, Pierino potrebbe essere quello che i francesi chiamano l'analyseur, cioè non l'analista, ma l'analizzatore. Cioè potrebbe essere quello che ti aiuta a capire che forse il tuo modo di proporre certi contenuti è obsoleto, oppure semplicemente che ogni persona avrebbe bisogno di una certa attenzione alla sua motivazione personale. Questo non accade mai, cioè accade rarissimamente. Okay? Noi perdiamo un sacco di alunni nelle scuole perché la pedagogia di riferimento è rigida e l'alunno che comincia col piede sbagliato difficilmente finisce un percorso scolastico col piede giusto. Perché la scuola, per esempio, ha pochissima memoria storica, l'unica memoria storica che ha sono le pagelle. Allora, che cosa dovremmo insegnare e che cosa non dovremmo insegnare? Beh, insomma, adesso cosa dovreste insegnare? Sul piano teorico mi pare che, dopo 150 anni di psicoterapia ufficiale ci siano tutti i modi per rendersi conto che un approccio teorico può essere valido, che può essere più circostanziato, che si può correggere. Non è questo il punto. Il problema è che, secondo me, bisognerebbe io spero che la scuola di psicoterapia sia soprattutto una iniziazione. Cioè, questo è un termine abusato, è un termine vecchio, un termine che non si usa più. Che cosa vuol dire iniziazione? Perché non educazione? Perché non formazione? Perché non istruzione? Perché l'iniziato, nei riti diciamo tradizionali, ma anche nei misteri greci, no? L'iniziato, ma anche nei riti cristiani si parlava di iniziazione,
remotamente. L'iniziato è uno che fa una certa esperienza e questa esperienza deve essere veramente selettiva. Cioè uno deve riuscire a capire non se ne sa abbastanza per applicare una teoria, ma se realmente ha quelle qualità che possono fare di lui un terapeuta. Io faccio corsi di scrittura, ma il primo giorno, se non l'ha già detto chi gli fa con me, lo dico io, cioè il talento non si può insegnare, non si può trasmettere, questo deve essere molto chiaro. Quindi, se esiste un'attitudine terapeutica, va supportata con conoscenze, va alimentata. Se non esiste, non esisterà mai. L'attitudine terapeutica, cioè io adesso voglio dire, io sono oggetto in questo momento di un protocollo medico abbastanza serio, per un problema abbastanza grave, e siccome purtroppo il mio cervello me lo devo portare dietro ovunque, non posso ogni volta che incontro questa istituzione terapeutica che è la medicina, non riflettere su quanto poco ci sia un rapporto con la persona del paziente e quanto invece il paziente sia inserito in un protocollo. Se questo accade in modo analogo, cioè diciamo che può accadere in modo analogo a livello di tutte le istituzioni in cui si ha una relazione con l'essere umano, dall'asilo alla scuola, alla psicoterapia, alla medicina, alla chiesa, ok? Quello che io sto dicendo vorrebbe avere un valore, come dire, per il prete, per il medico, per il terapeuta, per l'insegnante. Dice, ma chi sei? Dio? No, è che l'analogia esiste. L'analogia esiste. Le qualità che fanno di un essere umano uno incapace di interagire con gli altri sono... non so, io uso il termine un po' abusato di empatia, ma empatia non vuol dire semplicemente compassione, vuol dire essere in grado di sentire con. Sentire potrebbe essere la cosa più naturale del mondo. Se noi non fossimo veramente, e ritorno a quello che dicevo prima, ammalati, proprio come cultura, da questa sistematica rimozione del sentire. Noi partiamo con la teoria e alla teoria facciamo corrispondere i comportamenti del paziente, del discente, del fedele. Pensate a qua, voi provate a pensare al danno che ha fatto la Chiesa Cattolica e le Chiese Protestanti quando, armate di una teologia che era quella scolastica medievale, sono andate a convertire, se non a bastonate, insomma, a colpi di teoria, popolazioni con cui la prima cosa che hanno fatto è stato azzerare completamente il valore delle loro pratiche, delle loro credenze, dei loro sistemi di riferimento. Cioè, se è andata bene hanno creato degli sradicati, se è andata male hanno creato dei ribelli. Ok? Cioè, mutatis mutandis, questa cosa si può applicare a tutti questi livelli. Cioè, il direttore di una scuola, secondo me, come primissima preoccupazione deve avere questa. Cioè, io sono una scuola, utilizzo degli operatori, cioè dei docenti, e preparo dei futuri operatori che andranno a trattare con persone. La primissima cosa, la verità fondamentale, è la singolarità della persona. Le teorie di riferimento possono essere, meglio se sono tante, così uno capisce che sono strumenti. Meglio, cioè dice, ah, ma mi accusano di eclettismo. Sì, perché invece quel tipo di monoteismo o di monocratismo che fa di te l'adepto di una chiesa senza Dio è molto meglio. Dice, ma tu sei un freudiano di stretta osservanza o sei un kleiniano? Ma andate a ramare, cioè io sono un devoto della persona umana. Se ho degli strumenti che mi permettono di capire quello che questa persona mi sta manifestando, li uso.
Se no li metto da parte e diciamo, prima cosa ascolto lei, metto lei al centro della questione. Io credo che questo è il cuore dell'atteggiamento terapeutico, ma anche dell'atteggiamento di un docente, di un sacerdote. Io credo che sia questo. Ci sono persone, insomma, ragazzi, nella vita questa esperienza ne ha fatte tutti. Ci sono delle persone che fanno tutt'altro mestiere, che ti capita di incontrare nella vita, che hanno un'età diversa dalla tua, magari un livello di cultura molto inferiore al tuo, e che hanno su di te un effetto immediatamente terapeutico. Cosa vuol dire immediatamente terapeutico? Non che ti pungono e ti fanno esplodere tutto quello che hai dentro, non è quello, neanche che ti sedano, cioè ti ipnotizzano, ti danno una quiete artificiale che è quella di un oppiaceo, ma ci sono persone che sanno corrispondere a quel dialogo che a volte non è neanche il verbale che manifesti e nemmeno il non verbale che magari esprime il tuo livello di comprensione, cioè la semplice compensazione, la semplice rimozione di un corpo costretto a ricordare quello che la bocca non ha voglia di dire, ma che avvertono molto semplicemente, umanamente, il tuo stato di benessere, di sofferenza, e sanno corrispondervi. Io questa cosa l'ho incontrata in persone che non avevano niente a che vedere con professioni educative, che avevano un livello di cultura elementare, oppure no. Se queste persone avessero sviluppato e avessero coltivato con strumenti adeguati il loro talento naturale, io sono sicuro che sarebbero state delle persone terapeutiche. Possiamo avere il coraggio di dire che un terapeuta è essenzialmente una persona, non uso la parola equilibrata perché l'equilibrio è mortale, cioè nella vita non c'è niente di equilibrato. È una persona che ama la vita, una persona in crescita costante, una persona curiosa, una persona che ha il senso delle gerarchie, cioè delle qualità, cioè che tra un oggetto, un valore astratto, una persona sceglie sempre una persona. Possiamo dire che nessun esame di laurea, nessun diploma è in grado di riconoscere questa cosa. Possiamo dirlo. Che il giorno in cui uno sa riconoscere questa cosa è degno di essere chiamato, ma non insegnante, ma maestro. Grazie, la domanda in sospeso da prima me la tengo perché facciamo i conti con la timidezza di chi ci sta seguendo e quindi ci rispondiamo un po' alla volta. A base di questa domanda, che cosa bisognerebbe insegnare a chi fa un mestiere di cura, eventualmente che cosa no? Ma ci stavo pensando ora mentre l'altra parlava. E ovviamente così penso che l'unica cosa che io mi sentirei di dire su cui insistere, che sicuramente è già così portata all'attenzione, insegnata, mostrata, così viene mi viene dalla mia esperienza che racconto nella prima parte del libro, questo stato di difficoltà che così è stato diagnosticato come stato dissociativo e che poi io ho cercato nel tempo così di rinominare per trovarci un senso o altro dalla pura fredda diagnosi, che pure è in qualche modo utile. Ed è una cosa che avevo letto 20 anni fa forse di Bateson, perché così ogni tanto leggevo cose a caso, questa così, teoria del doppio vincolo, ma soprattutto la parte sull'alcolismo mi colpì, non perché ci capì nulla e tuttora penso che insomma, non ci arriverei in profondità, ma mi sembrava di intuire un qualcosa. Per cui i passi che Bateson ammira nella terapia degli alcolici anonimi, dell'associazione degli alcolici anonimi, aveva e ha tuttora, a maggior ragione in virtù della mia esperienza, un senso, e cioè i famosi primi due punti, che sono c'è un potere più grande dell'io e questo potere è Dio come tu intendi che sia.
te e contemporaneamente altro da te. Questi primi due punti dice cosa c'entra con l'alcolismo, perché no, chi non lo sa, voi tutti lo saprete. Però per chi non conosce la teoria, questa riflessione è secondo me la principale su cui insistere, su cui il contesto moderno fa l'opposto, quindi sorvola, non dice molto. Quello che voglio dire è no, quello che comunemente si dice il toccare il fondo, quindi per gli alcolisti il mostrare, il fare la prova del no, provare a fare una bevuta terapeutica, c'è cioè un bicchierino, ti fermi lì e mostri che invece dimostri all'alcolizzato che non ha potere, non ha volontà, la volontà non è quella che può salvarlo, ma e non è l'autocontrollo, ma è la scoperta di un potere più alto di te, e solo in quel senso, dopo la sofferenza, attraverso la sofferenza dell'aver accettato la propria impotenza, è possibile rientrare in un'altra maniera. Ecco, questo, per rispondere a questa domanda, questo filone che io non ho gli strumenti giusti per descrivere, però che passa per la mia esperienza e per così questo accostamento di così tante persone che ho conosciuto e che ho letto, io mi sono scritta solo nelle ultime due settimane, che riconducono a questo concetto, ho letto cose di Simone Weil, di Bernanos, di Bateson, di Renato Curcio, di una frase di una scrittrice che non ho mai conosciuto attraverso un amico di Facebook che mi ha mandato, questa frase, che si chiama Germain Tillion, credo, di Primo Levi, degli Alcolici Anonimi, di La Passade, di Gandhi, che usava il concetto di analisi, cioè di elemento perturbante. Sì. E tutto si rifà un po' a questa cosa che a me sembra che poi nella pratica certo nella routine, nel dover fare invece che nel potere, nell'avere il tempo di esserci, io non ho incontrato molto, e le uniche volte che l'ho così intravista, mi è invece davvero unicamente servita, cioè non l'ho incontrata molto, quindi questo percorso me lo sono fatta abbastanza da sola, questo percorso fino ad oggi, che è tutt'altro che finito ovviamente, me lo sono fatta da sola a partire da questo aver accettato che non posso smettere di bere, che la mia dipendenza dall'angoscia primordiale, primaria, infantile, come la volete chiamare, non è controllabile, ce l'avrò sempre. L'unica cosa che mi aiuta è sapere che non devo fuggirla, non devo negarla, non devo metterla in un cassetto, è già in un cassetto, devo solo tra virgolette, capire che è lì con me, e io posso a volte entrarci, a volte starne fuori, a seconda dei contesti, a seconda delle situazioni in cui sono, no? Come tra due minuti non sarò la stessa che sto parlando, tra due ore sarò da sola, tra tre giorni sarò per strada, eccetera. Quindi questo concetto è quello che secondo me è imprescindibile se si vuole così costruire qualcosa di utile, e questi concetti già ci sono nella teoria. Poi dalla teoria alla pratica, come ha detto Walter, e come nella mia esperienza ci passa un mare. Non so se sono stata molto chiara e molto preziosa, grazie. Grazie, ci provo. Avete qualcosa, come dire, in scaletta, o introduco delle altre questioni? Intanto ricordo a chi ci ascolta che può fare domande ai nostri ospiti via SMS al 335 62 98 897, oppure
sulla pagina Facebook del Centro Milanese per chi fosse iscritto al diabolico social network. La domanda che arrivava prima, siccome la questione era questa, no? Se nella tua critica, Walter, alle teorie psicologiche, rispetto alla tua teoria, alla tua critica alle teorie psicologiche, se hai la stessa idea del pensiero sistemico, dato che qualcuno sa che, insomma, fra le cose che scrivi, soprattutto online, c'è qualche volta si ritraccia anche Bateson, insomma. Tanto io non faccio, spero di non fare mai l'errore di mettere tutto sullo stesso piano, perché sarebbe falso e fuorviante. L'oggetto vero della mia critica, è meglio chiamarlo episteme, cioè è un ideale di conoscenza che ci viene da lontano, viene dai greci. È una cattiva influenza che è stata combattuta dal cristianesimo, ma poi è stata, diciamo, è ritornata, diciamo, in piena auge col declino del Medioevo e il trionfo della rivoluzione scientifica. È un modello di conoscenza che cerca il necessario e l'universale, e quindi non può che perdere di vista il singolare, l'imprevedibile, il fenomeno. Soprattutto non può che perdere di vista quel carattere creativo, non riducibile a combinazioni precedenti, che è quello che Bersoni chiamava l'élan vital, cioè lo slancio vitale. L'oggetto vero della critica è quello. Dopodiché, se vogliamo parlare di teorie psicologiche, se a qualcuno interessa, ma io lo dico, insomma, io all'università mi ero iscritto a filosofia perché avrei voluto fare la scuola di specializzazione in psicanalisi, che a quei tempi era aperta, anzi era interna, a Via Festa del Perdono, era diretta, se non sbaglio, da Fornari. E dopodiché ho iniziato a studiare le opere di Freud mentre mi davo gli esami e mi laureavo, e ho studiato anche Fornari, ho fatto un corso con lui e ho cambiato idea. Per due motivi. La prima è che ho scoperto, grazie a Dio, di non avere attitudini terapeutiche, cioè di non averle io, nel senso che a me manca questa capacità. Forse col tempo sono anche cambiato un po', però tendenzialmente non affiderei mai un paziente, una persona che soffre, a uno come me. Non perché io sia animato da cattiva volontà o sia il tipo che abusa dei pazienti o cose del genere, ma perché sono, in fondo, la mia critica all'episteme nasce dal fatto che io so fin troppo bene cos'è l'episteme. Io sono un teorico e quindi non vado bene come terapeuta. Cioè io sono io stesso uno che parte sempre dalla teoria, non so se mi spiego. E quindi questa era stata la decisione vera. Dopodiché il secondo motivo era l'inconsistenza teorica della psicanalisi. Proprio il fatto che è una teoria che è piena di contraddizioni, però non è questo il momento di mettere in campo queste cose. Se qualcuno interessa, io ne ho anche scritto. L'approccio sistemico io l'ho conosciuto grazie a delle persone di cui avevo molta stima, che in un momento delicato del mio matrimonio mi hanno indirizzato verso un terapista familiare qui a Milano, che era il dottor Garbellini, che ci ha aiutato. Che salutiamo. Salutiamo, io non lo vedo da allora, che ci ha aiutato davvero, e inevitabilmente, per come sono fatto io, mi sono interessato all'approccio teorico. Mi sono messo a leggere Bateson, Vaslari, che sui testi sacri, giochi psicotici in famiglia, insomma, queste cose qua. Allora, l'impressione che ho ricavato è che intanto, rifiutarsi di
di pretendere di comprendere la scatola nera del paziente, cioè di entrare nella mente, nel cosiddetto inconscio, concetto contraddittorio quant'altri mai, no? È già un atto di umiltà molto apprezzabile. Limitarsi a osservare la comunicazione, cioè l'interazione della persona, e cogliere nel disturbo della comunicazione il disagio e le impasse dell'esistenza personale è certamente un elemento molto interessante. La teoria del doppio legame, probabilmente io l'ho capita anche meno di Magda, perché diciamo anche che non è che questa gente brillasse. Bateson avrà anche avuto delle intuizioni geniali, però non è uno scrittore così brillante, secondo me. Ci sono dei punti dei suoi lavori che comunque ho letto. La cosa che mi piace di più di Bateson sono i dialoghi, cioè i dialoghi con la bambina, perché le cose hanno contorno. Lui era sicuramente una persona geniale, si capisce, era uno che era in grado di saltare di palo in frasca, però tutti gli approcci americani a questa materia alla fine sono di stile comportamentistico, cioè fanno molta fatica a percepire, secondo me, la qualità, il fatto che esistano delle gerarchie nel valore. Tendono a ridurre la cosa in termini di funzione e disfunzione. Ora, i sistemi a retroazione, sì, è un modello che può anche andare bene per l'essere umano, ma va bene per la mela. Cioè, è questo il limite. Il limite delle teorie di questo genere, secondo me, è questo qua. Si vola basso, quindi non... c'è rispetto nei confronti di quello che può essere qualcosa di profondo, però alla fine quel rispetto lì rischia di trasformarsi in una rinunzione. Non fatemi dire di più, perché sennò poi fuori mi aspettano tutti i docenti della scuola qua. No, siamo abbastanza autocritici, nel senso che poi alcune delle cose che dici, secondo me, incontrano delle questioni che nel tempo sono state poste, su cui il modello ha cercato di fare i suoi passi avanti. Insomma, l'importante è usarle come delle buone metafore, diciamo. Però ci sono dei libri che a me hanno insegnato molto, ma anche altri approcci, anche quello di Eric Berne, nell'analisi transazionale, sì. Nella sua semplicità, ha dentro degli elementi interessanti. Io ricordo un libro di un italiano, che è Cancrini, se non sbaglio, che si intitola 2 più 2 fa 5, e io usavo queste cose qui, gli esempi che lui faceva a scuola, per spiegare ai ragazzi dei meccanismi, diciamo, delle dinamiche comunicative, che è utile conoscere non solo per un operatore, ma anche per una persona che diventa consapevole del mondo delle relazioni. Sapere che noi viviamo in una dimensione drammatica di esperienza, cioè dove noi siamo attori consapevoli davanti a un pubblico. E sappiamo che è così. Per cui molte delle nostre renitenze, delle nostre difficoltà nascono proprio dal fatto che siamo consapevoli di essere sotto i riflettori. E quando non sono riflettori di Massimo Giuliani, di Magda Cervesato, sono i miei, di un pubblico introiettato. E questo attore inevitabilmente si trasforma in regista, cioè in un manipolatore del proprio comportamento. Tutto questo è utile che si comprenda, è utile che si comprenda. No? Dopodiché, magari, la dimensione drammatica dell'esperienza è una dimensione che porta a una comunicazione orizzontale con gli altri, forse è una dimensione che ci porta anche a una comunicazione trascendente, forse il tu a cui noi ci rivolgiamo realmente, a cui possiamo sperare di rivolgerci per avere una comprensione vera, una compassione totale, non è quello di un essere umano, forse anche sapere questo può essere utile. Ecco, per esempio, chiudersi alla dimensione della trascendenza, almeno al suo valore psicologico, secondo me è un bravissimo valore. Grazie.
Magda, quando Walter parlava di questa violenza della teoria che cancella la singolarità, l'individualità, le persone, l'unicità delle persone, insomma, io ho ripensato a un passaggio del tuo libro in cui insieme a questa ragazza conosciuta lì dentro, non mi ricordo il nome, la fata bionda, la fata bionda, no? Come dire, rubata del tempo, questa esperienza è riuscita a rubare un po' di tempo per toccarvi, per dedicarvi a voi, insomma, no? E mi sembra uno dei pochi momenti in cui è possibile, come dire, salvaguardare quella unicità, la propria faccia, insomma, no? Quello che si è. È una specie di oltraggio alle regole del contesto, ma è pieno di salute, insomma, è sano, no? E ho ripensato a questo e poi ho ripensato a una cosa che invece hai detto tu poco fa, che nel libro non c'è perché è successa dopo. Mi ha colpito molto il modo in cui, quando hai incontrato l'infermiere Bello, tutti e due avete avuto lo stesso bisogno di riconoscervi a vicenda. Questo mi ha colpito molto, perché è come se la follia di questo sistema di regole, di questo contesto, si rivolgesse non soltanto ai pazienti che ci passano, ma anche a chi ci lavora, anche a chi la condivide, anche a chi condivide quelle regole. Sì. Ha senso come questo, partendo dall'ultimo punto, poi mi ricordo il primo perché me lo sarò già dimenticato. Tu hai la fata bionda e tu hai l'infermiere. Assolutamente sì, ha senso, perché in un posto chiuso, assolutamente chi convive, convive nel momento, sono gli operatori e i pazienti, e la linea di divisione, il muro tra i due, tra le due barricate, viene meno, e per questo credo anche per difendersi un po' dalla bruttezza di questo lavoro, di questo posto, perché è anche molto brutto questo lavoro e questo posto. Ergono barriere ancora più alte, però in realtà lì dentro è impossibile. È impossibile materialmente, perché si convive in spazi angusti, in due sale comuni e stanze sempre aperte, e la differenza tra gli uni e gli altri, paradossalmente, non c'è. Perlomeno visto a posteriori, sentito, come me lo ricordo mentre parlavi, no, riportavo la mia testa, il mio corpo lì dentro in quella sala comune, in cui ci si trovava tutti a fumare, così per vincere la noia. Ci si trovava lì dentro insieme, e quando racconto l'episodio dell'infermiera che io guardo appositamente così come un'attrice che fa la pazza, dentro un luogo dove ero già pazza per tutti, lì è proprio crollato il suo muro, di questa persona in questo momento, e del mio, che avevamo, il mio di rabbia verso di lei, che ovviamente non mi stava molto simpatica in quel momento, e il suo verso di me, perché probabilmente era l'ultima ora dell'ultimo turno e non gli faceva più a portare il cibo alla saletta comune. Però quando io la guardo così, abbiamo veramente il primo scambio. Lei in quel momento mi riconosce come realmente pazza, e per me questo è un sollievo, perché dico: allora, fino ad adesso, se solo adesso che ti ho fatto lo sguardo davvero cattivo, mi ritieni pazza, fino ad adesso cosa mi ritenevi? No, e quindi entra in gioco questo comunque un collegamento, seppure un po' particolare, questo contatto tra di noi, che se no lei e il muro con il buco in mezzo, insomma con il foro in mezzo per passare il cibo, si manteneva. E con la fata bionda, sì, è stato uno degli unici due momenti, forse tre invece momenti, così, che esulavano dal buio, dal brutto e dalla cupezza di tutto quanto, quindi parliamo di 12-13 persone, pazienti,
anestetizzati, sedati, quindi zombie, e due o tre infermieri che si turnavano alle medicine o alla sala degli infermieri. E il primo momento è questo che tu dici della fata bionda, perché noi decidiamo di truccarci rivelando la nostra parte che non voleva morire in quel momento, e l'unico strumento erano due matite e un ombrettino grigio con lo specchietto che c'era dentro e davanti alla finestra più grande che c'era per poter vedere che cosa facevamo. E anche perché lei ha rappresentato lì dentro così la persona più sana, tra virgolette, perché si è rifiutata in modo molto, si è posta in modo molto belligerante, antagonista, diciamo, dall'inizio, senza paura. Io per prima avevo una paura terribile, proprio perché non sapevo che dov'ero, dove fossi, non sapevo che cosa fosse un TSO, proprio ignoravo totalmente l'esistenza dei reparti psichiatrici negli ospedali, quindi figuriamoci. Lei invece lo sapeva e, secondo passo, non lo temeva, non temeva le conseguenze, quindi io così credo che non sia tanto in tante situazioni oggi chiedersi se ce la facciamo a superare la paura, ma proprio che è possibile farlo in alcuni casi, perché così il modo in cui si viene contagiati dal sistema un po' così virtuale come siamo adesso porta al non così, al neanche mettersi alla prova, quindi neanche a sapere che esiste questo dispositivo della paura. Quindi lei rappresentava questo forte distacco tra me e gli altri come paziente. E quindi così non le importava di nulla e pretendeva di essere quello che voleva essere lei, quindi aveva voglia di pizza, chiamava il suo fidanzato e nessuno riusciva a aprire questa porta, però loro riuscivano a aprire questa porta e andare a mangiare la pizza in giardino. Il secondo momento bello è stato appunto in giardino, fortunatamente era maggio, tra il resto tra 10 giorni esatti, cade di 4 anni fa, è la notte del mio ricovero, questo sabato deragliato, non si sa come. L'uscita nel giardino in cui così si respirava, perché nella sala comune dal fumo veramente era una camera a gas, e non so infatti cosa succede se uno viene ricoverato in TSO in inverno in quel posto, perché penso che prima di morire di fame ci muoia di non respiro. E quindi si aprono queste porte e così c'è il sole, quindi alle 2, alle 3 del pomeriggio c'era il sole a picco e mi sistemo su questa seggiolina di plastica e mi immagino in un altro luogo, in un bel luogo al mare, in piscina, a prendere il sole e in quel momento non ero più lì, insomma. E poi così, il terzo momento invece è questo altro paziente, questo mio compagno di manicomio che continuava a sparare battute divertentissime, nonostante fosse così anche lui molto in difficoltà come tutti, però ogni tanto lanciava queste battute fulminanti e lì si spezzava proprio in un nanosecondo la serietà e la tristezza che se no regnavano sovrani, come si suol dire. Senti, sta arrivando un'altra domanda, però prima volevo agganciare un'altra perché c'entra la fata bionda. Ah, sì. Questo è qualcosa di cui abbiamo cominciato a chiacchierare anche ieri o l'altro ieri altrove. Una cosa che ho trovato interessante è che tu davanti a questo personaggio della fata bionda arrivi ad ammirarla perché è una che conosce i suoi diritti, no? È un'immigrata, no? Una Sì, persona, no? non è Non è italiana. italiana, però è una che sa le cose, no? Sì. E questo è qualcosa che tu cogli e che ammiri. Io poi, una cosa che ho notato leggendo il libro è che nei due momenti di svolta, diciamo, no? I due momenti in cui gradualmente ti liberi dalla morsa, no? Di questo sistema, succedono due cose importanti, ma non succedono con la fanfara, non c'è un crescendo narrativo, non c'è Indiana Jones, no? Semplicemente ci sei tu che chiedi delle cose, no?
chiedi qualcosa di cui hai, a cui hai diritto e lo chiedi consapevolmente. Davanti a questa richiesta il sistema non può che dirti ok, va bene. Mm-hmm. No? E, cade un velo, sì. Ecco, io questo l'ho colto come una delle questioni centrali del tuo libro, no? Come se conoscere i propri diritti, conoscere come funziona il meccanismo sia anche una questione di responsabilità. Cioè, come se questa follia si può combattere nell'unico modo possibile, cioè sottraendo nutrimento al mostro, insomma. Come se non conoscere le norme, non conoscere i propri diritti equivalesse in qualche modo a inconsapevolmente nutrirlo, insomma. Ecco, volevo capire che pensiero hai rispetto a questa lettura che ho dato e se ha senso. Sì, sicuramente l'ho ammirata dall'inizio perché il distacco netto tra il suo grado di consapevolezza e poi anche quindi di azione era esattamente l'opposto del mio, non consapevole di dove fossi, di che cosa, che cosa accadesse, quindi che cosa avessi diritto. Il fatto di apprendere da lei piano piano, insomma nei primi 2-3 giorni, l'accaduto, cioè il contesto in cui ero, è stato l'aiuto di cui avevo bisogno, che purtroppo ho ricevuto da una paziente, non da chi avrei dovuto riceverlo direttamente, cioè i dottori o gli operatori, l'ho ricevuto da una mia compagna. E certo, io se qualcuno in una situazione in cui già tutto è strano, già in cui tutto è nebuloso, dice no, tu non puoi usare il cellulare, tu non puoi, però non puoi neanche chiamare perché non hai la moneta, perché il borsellino è requisito fino alle dimissioni o al rilascio. Non puoi certamente iniziare neanche a chiederlo, perché se non si è consci del contesto non si può agirci dentro come faceva invece lei. Mi viene in mente che anche con lei ho avuto un contatto fortuito poi più tardi. Sono cose che poi uno non ci pensa. Mi ci hai fatto pensare tu in questa domanda, perché una sera, mesi dopo, mi chiamò e insomma la riconobbi dall'accento un pochino, e come sta, insomma le solite cose, però fu importante anche questo, come fu importante invece l'episodio che descrivo nel libro di un'altra paziente che incontrai in situazione esterna al luogo, però analogo, in cui non stava bene, in cui appunto io mi trovo a così un po' vile, mi sono sentita un po' codarda a non avvicinarmici perché non stava bene, non sapevo che cosa fare, ero ancora in una fase, era passato poco tempo, ero ancora in una fase in cui stavo rendendomi piano piano, piccoli passi, conto di quello che potevo, non potevo fare, anche furbescamente, perché adesso il modo con cui io sono riuscita a uscire un po' dalla terapia farmacologica è stato un mezzo di furbizia. Non c'è stato qualcuno che mi ha detto guarda questo, per quello ho voluto leggere all'inizio quella parte, non c'è stato qualcuno che mi ha detto questo è quello che ti aspetta seguendo questa terapia e questo no, ho dovuto agire da furba e cercare un po' di manipolare la situazione. In quel momento però ero abbastanza forte e conscia da poterla. Questo è quello che voglio, insomma, ti sei detta. Sì, è quello che voglio e l'ho ottenuto con qualsiasi mezzo. Sì. Nel senso, sì. Anche con dove manca il diritto me lo sono conquistato con un mezzo così, abbastanza, con un'esperienza, un infingimento così di fortuna, però che ha avuto, la mia convinzione, la mia determinatezza erano tali che un modo l'avrei trovato e l'ho trovato. Sì. Intanto segnalo a chi ci segue in video che la nuvoletta è una sigaretta elettronica.
per cui è tutto a posto dentro alle regole. Di cartone. Vi passo la domanda che arriva da una collega che conosciamo bene, che salutiamo, che è Claudia Andrea Gandolfi, che scrive così: se ci interroghiamo su cosa sia formativo per un aspirante terapeuta, mi chiedo se terapeutica sia la persona, il terapeuta, o la relazione che si crea con l'altro, e se e quanto le due cose possono essere distinte. La domanda non sarà estranea al fatto che Claudia sta preparando la tesi e quindi si aspetta un sacco di materiale dalla vostra risposta. Ma per me terapeutica è la persona in relazione. Cioè la persona presa così come un'entità neanche esiste. Cioè noi siamo esseri dialogici. Il nostro dialogo è interiore prima che esteriore. Per me questa è una verità talmente elementare che non sento quasi mai il bisogno di esplicitarla, però forse magari a volte sarebbe il caso. Cioè non esiste l'essere umano a cui si aggiunge poi una più o meno spiccata propensione alla comunicazione. L'essere umano è perennemente in dialogo con un tu. Questo tu può essere interiore, esteriore o trascendente, lo è comunque, ed è molto difficile scorporare quello che un essere umano è dalla sua capacità di relazione. Quindi per me questo qui è una cosa chiarissima. La forte intuizione, secondo me, che c'è nella terapia sistemica è proprio quella. Cioè che non puoi isolare il malato come se fosse il malato. Il malato normalmente è una relazione all'interno della quale c'è qualcuno che per un motivo o per l'altro si è incaricato di fare da sintomo. Questo nelle famiglie è molto evidente, ma è molto evidente anche in contesti diversi. Quando tu analizzi per esempio dei comportamenti più o meno disturbanti all'interno di una classe, ti accorgi molto facilmente che il disturbatore è un disturbatore che ha degli interlocutori che possono incoraggiare oppure a cui lui deve in qualche modo dimostrare. A volte l'interlocutore è dentro, cioè nel senso che lui è alla perenne ricerca di un risarcimento, di un'esibizione. E questo deve valere anche in positivo, è chiaro che vale anche in positivo per il terapeuta. Io volevo aggiungere una cosa, perché mentre lei parlava mi è venuto in mente che fino adesso insomma si è parlato di sofferenza e di terapeuta più o meno appropriato o mancato, però è giusto anche parlare dell'istituzione. Si può ridurre l'istituzione alle persone che ci sono dentro. Qui nel discorso che si faceva prima sui diritti, secondo me si vede molto bene quello che è la Passad. Io ho avuto la fortuna di incontrare personalmente tanti anni fa, sosteneva con la sua cosiddetta analisi istituzionale, cioè l'istituzione è un inconscio. Dove si vede nella vicenda di Magda l'inconscio dell'istituzione? Si vede semplicemente in questo, cioè un'istituzione che fa parte della sanità pubblica, tutto dovrebbe essere, tranne ignorare e mantenere nell'ignoranza circa quelli che sono i diritti e i doveri di chiunque usufruisca, non voglio dire incappi, ma comunque usufruisca di questi servizi. No? Quando tu vai a fare un TAC ti fanno firmare un modulo di consenso informato. Il mezzo di contrasto può avere effetti collaterali, tu bisogna che lo sappia. In medicina questo è normale, in psichiatria credo che sia, dovrebbe essere normale. Perché in questo caso non funziona così? E questo viene ribadito nel libro, cioè si capisce molto bene che si fa di tutto per evitare che il paziente conosca i suoi diritti, cioè non solo non viene informato adeguatamente, che sarebbe la cosa più normale da fare,
Ma diciamo le sue richieste in questo senso vengono più o meno ignorate, a meno che non siano richieste esplicite e fatte con una certa forza psicologica, che però secondo me difficilmente chi finisce in un TSO ha. Allora mi chiedo, qual è l'inconscio di questa istituzione? Questa istituzione è un servizio di assistenza, come dice di essere, che presume una responsabilità di chi vi si affida, TSI, e un insieme di procedure, magari anche fin troppo canoniche, però comunque chiare ed evidenti da parte di chi somministra un servizio, o è in fondo un'istituzione che ha ancora come funzione inconscia e operante quella della segregazione? Foucault ha scritto troppo su questa cosa qua, perché stiamo a dilungarci. Segregare, cioè separare dalla società l'elemento disturbante, isolare dallo sguardo pubblico, mettere in condizione di non nuocere a quello che il pubblico ha come immagine di se stesso, cioè il pazzo in giro dà fastidio anche se non fa danni, dà fastidio vederlo, ok? Partendo dal presupposto che la stessa istituzione che pretenderebbe di essere un servizio alla persona si comporta invece, come lei scrive molto chiaramente, istituendo un'identificazione tra la persona e il sintomo di cui è portatrice, cioè la persona diventa il suo sintomo. Lo scopo dichiarato è l'assistenza alla persona, lo scopo non dichiarato ma effettivamente operante è la segregazione, l'isolamento, il silenziamento, scusate la parola che non è bella, no? La persona viene sistematicamente ignorata nella sua protesta esistenziale e il TSV si trasforma immediatamente in TSO per il solo fatto che la persona non è d'accordo a star lì dentro, okay? Nessun tentativo di persuasione, ma la minaccia: se non la pianti di rompere i coglioni. Io direi che in questa cosa di La Passade, di un inconscio dell'istituzione, c'era molto del buono. Purtroppo è una delle tante cose degli anni 60 che poi a un certo punto sono state lasciate senza seguito. Sarebbe molto interessante. Fornari una volta aveva scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, si chiamava Il Minotauro, ed era l'analisi di una seduta di un consiglio di classe, di quelli aperti. Nei primi tempi in cui i consigli di classe a scuola erano aperti alla componente genitori-figli. Lui studiava, non da un punto di vista sistemico, da un punto di vista psicanalitico, l'interazione che veniva fuori tra insegnanti, genitori, figli, presenti nella stessa riunione. Naturalmente riconduceva tutto a una sua teoria della comunicazione di tipo psicanalitico, basata su dei coinimi affettivi, cioè, vabbè, cosa sua. Però mi piaceva molto questa cosa perché faceva emergere l'inconscio dell'istituzione. Cioè quello che l'istituzione finisce per veicolare, al di là delle sue dichiarazioni esplicite e soprattutto al di là di quella che è la sua mission socialmente accettata. In questa direzione, per esempio, io so che si è lavorato nella cosiddetta antipsichiatria, cioè ricordo per esempio Giovanni Gervis in Italia. Temo che in questa direzione però si sia rimasti fermi lì, cioè che le cose siano un po', si siano fermate lì. Invece ne avremmo un gran bisogno. Oggi noi abbiamo dei grossi problemi di credibilità istituzionale, a tutti i livelli naturalmente. Io in questa parola che hai citato colgo delle risonanze, per esempio il concetto di analyseur mi fa pensare a quello che in sistemica si chiama il paziente designato, che non è soltanto il membro del sistema che si fa sintomo, ma è anche quello che mentre salvaguarda lo stato delle cose in qualche modo lo mina anche.
Sì, perché, non, perché in qualche modo lo, ne esibisce l'eccezionalità, l'anormalità. La paradossalità. Sì, si fa carico, sì. Si fa carico del... Sì. L'incarnare il sintomo di una famiglia apparentemente adattata, di un gruppo. La cosa interessante, sì, secondo e me... E quindi dovrebbe essere benedetto lo psicotico, nella società psicotica, no? È riverito, è ringraziato per aver mostrato qualcosa. Perché ci segnalava che c'è un problema. Il problema è che non viene affatto benedetto, perché è un altro dei meccanismi molto forti che ha studiato, per esempio, Girard, che non è uno psicologo, ci è arrivato da tutt'altra via, è che in comunità, per sbarazzarsi per negare le tossine reciproche, soprattutto per negare il cambiamento, l'urgenza del cambiamento, spesso sacrificano un capo espiatorio. Cioè questo portatore del sintomo viene sacrificato, anche se non nel senso letterale del termine, cioè non, nessuno viene ghigliottinato, ma di fatto sacrificato alla possibilità del contesto familiare o scolastico o sociale di continuare a funzionare. Nella scuola questo è chiarissimo, cioè nella scuola questo è molto evidente, perché il disturbatore, la civetta, l'elemento disturbante, no? Quello che dà fastidio, che distrae, quello che condiziona gli altri, questi stereotipi funzionano tantissimo. E l'anno dopo il disturbatore non c'è più, ma il gruppo funziona allo stesso modo e persino peggio. Il gruppo funziona meglio perché Girard ha ragione. Perché questa espulsione periodica effettivamente rigenera. Bisogna che uno, cosa diceva Caifa, il buon Caifa? Bisogna che uno sia sacrificato per il bene di tutti. E la teoria di Girard è una teoria antropologica che coglie qualcosa di vero. Sì, semmai l'illusione che il problema sia quello lì ha come prodotto il fatto che quando ti sei sbarazzato del problema il sistema non sta per niente meglio, ma trova qualche altro sintomo. Piazzare l'oretto per Mussolini, le monetine per Craxi, sì. Probabilmente una condanna definitiva per Berlusconi. Cioè, i contesti malati producono continuamente dei portatori del sintomo che in politica spesso diventano i leader. L'espulsione del leader dà l'illusione della rigenerazione, e naturalmente questa cosa funziona per un periodo di tempo, dopodiché il sistema non può che produrre. Le società primitive lo conoscevano bene, infatti il re una volta invecchiato veniva ucciso. Secondo gli studi di Fraser, che è stato uno dei primi antropologi, nei rituali di incoronazione e deposizione è nascosta la memoria antica di un'epoca in cui i capi, perso il vigore giovanile, vengono sacrificati per spurgare la vecchiezza, la decrepitezza e restituire il nuovo vigore alla comunità.